Ehi, amico! Allora, che mi racconti? Ehi. Come ti vanno gli affari qui al vecchio parco dei divertimenti? Divertimenti tu dici? Quali divertimenti? Tutte le persone non si vengono più a fare grasse risate nel mio parco. Guarda, avevo pure messo il polpo per attirare i clienti e non ci sono non più. Non funziona, non c'è nessuno, è vuoto. È vuoto, niente, oh, gli affari vanno di merda. È ma tutto sai, così io ho la soluzione per te, amico mio. Io ti posso davvero salvare il business, sì. Sai che cosa devi fare? Tu devi aprire un'attrazione che va di moda ultimamente. Devi aprire la casa stregata degli orrori. La casa stregata degli orrori? Con le persone che dopo vanno e si spaventano, sì, tipo così? Buh! Sì! Proprio così, amico mio. La gente adora spaventarsi così. Ma vorrei vederla da vicino. Non sì. So, allora, io ho già il mostro pronto e preparato. Redbox, amico! Eccolo! Eccolo qua! È il mostro! State... No, non scappare! Stai attento! E a volte gli prende male. Non scappare! No! Dai, tornate qua, il business. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su GTA 5 Online. Siamo tornati e in questo momento state vedendo sullo schermo le foto di questi due camionisti dallo scorso episodio. Come avevamo promesso, c'era questa penitenza e l'abbiamo rispettata. Mi raccomando ragazzi, anche per questo episodio dobbiamo arrivare almeno a 20.000 pollici in su. Sfida, perché se ci arriviamo per il prossimo abbiamo preparato una nuova modalità di gioco che sicuramente vi farà divertire, ma ve la faremo vedere solo se arriviamo a 20.000. Quindi dovete metterci la vostra parte, come si dice, come si dice? Pollicciume. Di pollicciume, ecco. Ora siamo pronti per avviare la modalità di oggi, che consisterà nel nostro amico Redbox, che farà il pazzo schizzato mostro delle praterie. Però adesso sono io il maniaco. Quindi io vado. Anch'io sono bruttissimo, allora, la faccio una ma strega, perché faccio. Siamo tutti brutti? Perché tutti maniaci? Prede, perché siamo meggere e abbiamo un completo d'arancido? Aspetta, cambia vestito. Potete cambiarlo. Potete ma è brutto, cambiare. Uno più brutto dell'altro. Ma siamo nostri questo? Anche noi. Ok, Gabby, lasciamo i rancidi. Siamo la squadra dei rancidi. Pollice in su per la squadra dei rancidi. Noi dovremo riuscire solo con una torcia a riuscire a evitare il mostro maniaco Redbox. Gabby, dove sei? Sono da solo. Mamma mia, oh mamma, sono in una barca. In una barca dove? In un salvagente. Ma almeno possiamo, sì, possiamo illuminare. Gabi, sì, io no, sto andando. Sto cagando addosso, non pensavo facesse così paura. Io sto andando sotto, dobbiamo trovarci perché ho paurissima da solo. Ok, vieni davanti alla poppa della. No, non so qual è la poppa. Non so la qual è. È il dietro, il dietro. È il dietro. Della nave, dietro, il dietro. Dai, è tua questa nave. Anzi, ma che è mia? Non è mia, è del maniaco. Chi è? Oddio! Scappa! Scappa! Corri più! Come? Corri! Aiuto! Gabby, sprinta più veloce. Dentro, ok, dentro. Arrivo. Chiudi dentro, la porta. Dentro. No, no, accendi che spegnetele. Io la tengo accesa perché lui ci vuole truffare. Vuole che abbiamo più ecco. Paura, capisci? Dobbiamo. Ecco, ta-dan, ta-dan. Ok, ta-dan. Siamo salvi, Gabby. Me la sento. Ma che maglione ti sei messo, scusa? Cioè, sei rancido anche nell'abbigliamento. Quello della nonna. Mia nonna ha dimenticato i vestiti. Vai, guarda, ho la faccia da mia nonna adesso. Sì. Rancido. E presto. Ascolta, allora, dividiamoci i compiti. Io controllo dietro. Rifugiati qua nei bagni e c'è puzza di rancido. C'è puzza di pipì, Gabby, che si è pisciato addosso. Che facciamo? Cosa facciamo? Dobbiamo aspettare che arrivi il tempo limite. Non so quanto tempo dobbiamo nasconderci da questo maniaco famigerato. So. Il tempo cambia a suo piacimento, adesso sento le sue risate. Guardala, ma come ci siamo? No, ah! No, oddio! No, oddio! Bagno, scappa! Chiuso, scappa! Aiuto! Non mi scappa! Gabby! Aiuto, mi scappa! Gabby, ti ho ucciso! Sì, dopo come si? Sono caduto dentro con la faccia nel water. Oddio, no! No! E adesso sono da solo contro il maniaco. Sono l'unico rancido rimasto. Oh, a quanto pare le parti si sono invertite, amico mio. Guarda caso mi è stato fornito un fucile a pompa. Vieni qua. Adesso il tempo della caccia è cambiato.
Eccoti! Oh, no! Ma io pure ti ho sparato! Ma che c'avevi? Vabbè, ma qua siamo uno di parte, danno al maniaco il fucile. A me ha mandato il fucile con i BB, con quelli di gomma. Sei rancido, sì, Gabi? Odorati sotto le ascelle, ti accorgi? Io sono rancidissimo, ok? Allora, siamo pronti. Questa volta siamo nell'ufficiale campo degli orrori, del campo di attrazione della spiaggia, eh? E questa subito manca la luce, Gabby. Hai risparmiato sulle forniture, mi sa. Ti ho detto che c'era un po' in fallimento. Un po' tanto. Vedo. Quando spegni le luci, qua si aggirano dei pericolosi mostri. Ah, questo tu sembri un mostro. Infatti, però, mi sono cagato addosso quando ti ho visto. Ma dai, ma perché ci siamo vestiti così? Dobbiamo ma questa è la mano del mostro, invece. Perché noi. Non hai mai notato? Noi umani dentro siamo degli scheletri, quindi ma siamo spaventosi. Ma no, è vero, siamo tutti dei mostri. Dei mostri. Vabbè, vieni, va che andiamo. Che qua è successa una brutta cosa. Noi dovevamo fare la prova con i finti mostri, no? Soltanto che uno dei mostri si è calato troppo nella parte e adesso ci vuole assassinare. Vero? Ascolta, non è che per caso ti vuoi calmare? Ti offriamo un caffettino? Io voglio calmarmi. Avete cadaveri di cui posso rifocillarmi? No, però non ti. Di solito tu non mangiavi i cadaveri prima di questa vicenda, quindi. Ma sono cambiato. È cambiato, Gabby, è cambiato, non è più lo stesso. Un piccolo cambiamento, è proprio piccolo. Dove scappiamo? Qui, ho trovato. Vieni, vieni, qui. Di sotto vuoi andare? Sì. Ma secondo me lui è sotto. No, però ora che tu gli hai detto che noi stiamo andando di sotto, sicuramente. Bravo sei, complimentoni. Vieni, va. Arrivo con il mio macete. Allora, vieni. Macete. Ah, oddio, oddio. Scappa, corri più veloce. Scappa, corri veloce. Corri. Vai. Non fatemi correre. Mi sento più legato. Corri qua. Dove sei andato? Non ti vedo. Ok, ti vedo. Vai. Ok, siamo salvi. Chiuditi qua, zitto. Ok. Ma perché la porta? Ok. Zitto. Fatemi sentire il vostro odore, la vostra zitto. Paura. Zitto. Oddio, perché ho fatto? Cosa sto facendo, Gabby? Le puzzette, non so come sto. Gabby, aiuto! Perché sto a fare? Posso entrare? No! È occupato! No. È entrato! Salve! Scappa! No, sei scappato! Aiuto! Aia! Mi ha preso! Dai! Aia! Sei fatto! Gabby, che sta... Sì, vai! Bravo! Bravo! L'hai preso a torciate! Bravo! I rancidi! Mai sottovalutare i rancidi, perché hanno un'arma nell'asso della manica! Stiamo vandalizzando la... Vai, sfascia tutto! Sono... Ecco perché siamo rancidi, siamo dei vandali da strada, ecco! Esatto! Ah, sono pure cattivo. Io faccio il dito medio. Tag life, rancido. Maledizione, che brutto. Siamo più brutti noi. Rancido life. Hashtag rancido life. Oddio. Il mio si è svegliato dal letto come se fosse stato tutto un sogno. Per fortuna adesso, non sono rancido. Adesso il sogno lo vivrai di nuovo. Perché tu sei rancido davvero. Se oggi mi sveglio rancido, faccio vedrai, due domande a mia madre. Ecco come uno. Ecco. Ah, rancido! Non sai cosa ho visto? Cosa hai visto? Dove sei? In fondo, dove cazzo sei? Lume si sta muovendo! Scappa, dove scappi? Aiuto! Non lo so. Aiuto! Ma perché a me mi si blocca ogni volta nei barili? Si abbraccia ai barili questo personaggio. Corri! Devi essere tutt'uno con un salume. Con un rancido. Aspetta, fammi controllare una cosa. Pausa, tempo. Sì, questi salumi sono rancidi quanto noi. Che schifo. Oddio, Gabby. No. L'ho visto. L'hai visto? Oddio, sì, guardalo. La vostra guardalo. Spegni. Oh, abbiamo i fucili. Vai, sparagli alle gambe. Adesso l'ho ammazzato, Yes, I rancidi vincono di nuovo. Ok ragazzi, direi che per questo video possiamo chiudere qua. Spero che questa modalità vi sia piaciuta. I rancidi hanno vinto, quindi rancido life for the win. Mi raccomando, arriviamo a 20.000 pollici su per vedere la modalità sorpresa della prossima volta. Fidatevi di me, sarà qualcosa di speciale. Ma per questa volta io chiudo qua. Ringrazio Gabby e Redbox per aver partecipato a questo campo degli orrori. E chiudiamo il video. Vi auguriamo una buona giornata. Live Redbox, Gabby. Out!